Ciao a tutti e bentornati in un altro episodio di Pizza Time. Come promesso nell'ultimo video in cui abbiamo visto la mod alzatina in 30 minuti, oggi vedremo la mod diciamo 2.0, un'evoluzione, quindi la modifica completa dell'alzata della camera di cottura per il nostro spice caliente. Ma l'operazione sarà la stessa per qualsiasi altro fornetto, quindi se avete ad esempio un Diavola, un Ferrari, un Delizia e così via, potete benissimo seguire questa videoguida. Ma prima di tutto, se siete nuovi nel canale, iscrivetevi per ricevere nuove notifiche ad ogni video, commentate e se vi è piaciuto il video lasciatemi pure un like, guardate gli altri video del canale dove troverete molte altre mod utili. Quindi vediamo innanzitutto la lista dei materiali di cui avremo bisogno per questa mod. Come vediamo qui, prima di tutto abbiamo bisogno di una tortiera in acciaio inox del diametro di 32 cm, poi ovviamente un profilo di alluminio 30x15 da 1 metro, può essere anche in acciaio come volete, io l'ho preso in alluminio da circa 1 metro e relativi tappi. Abbiamo poi bisogno di 10 viti a bullone M4 da 6 mm più relativi dadi ciechi. Poi ci serviranno 6 staffe ad L forate in acciaio, 2 bulloni M6 con dei dati autobloccanti e la viteria preferibilmente dovrebbe essere tutta in acciaio inox. Quindi come vedete alla fine ce la caveremo più o meno con 20 euro di materiale. Quindi iniziamo subito con la mod allora. Avendo effettuato la mod alzatina, che potete trovare comunque in alto a destra fra i video suggeriti, ora dovrò prima di tutto rimuovere la lamina in acciaio che avevo fissato alla cupola. Come vedete a sinistra abbiamo delle viti M4 da 10 mm, mentre a destra ho delle M4 da 6 mm, che sono quelle che utilizzerò per la tortiera. Vanno bene entrambe, ma con le 6 mm dovrebbe essere tutto più saldo. Con queste viti useremo gli stessi dadi ciechi M4 utilizzati per la mod precedente. Ora procediamo smontando il semicerchio in acciaio per poter rimuovere la pietra del piatto inferiore. Iniziamo ora smontando la cover dai piedini, in modo da poter prendere le misure per la creazione dei nuovi. Notiamo un'altezza totale di circa 15,5 cm, mentre i perni sono a circa 9,5 e 13,5 cm. Non ci rimane ora che svitare le 6 vitine posteriori in modo da sbloccare la scocca superiore ed inferiore. Procederemo poi con lo smontaggio della cupola. Rimuoviamo poi anche il materassino ignifugo. Torniamo ai piedini per rimuovere le viti che li fissano al fornetto. Ora, poiché i cavi per connettere la parte superiore ed inferiore del fornetto passano per il piedino destro, dovremmo prima di tutto sconnetterli. Come vediamo i cavi sono danneggiati, quindi sostituiremo quelli più sfilacciati con un cavo nuovo. La mia idea è di farli passare tutti dietro esternamente al fornetto, creando un apposito foro e proteggendo il tutto con una guaina in fibra di ceramica.
Per snellire il tutto, eliminerò anche i cavi del termostato ed utilizzeremo una presa di interruttore ed eventualmente un dimmer per depotenziare ove necessario. Ed ecco i nostri piedini, prendiamo ora le misure per la sostituzione. Abbiamo 9,5 cm e 13,5 cm. Ovviamente per la mod potete utilizzare anche i piedini originali del fornetto, quelli in plastica, ad esempio rimuovendo i fermi ed abbassando quindi la parte inferiore piuttosto che fare un'alzata, ma preferisco comunque sostituire la plastica con metallo per una durata maggiore e per avere meno problemi in futuro, in quanto uno dei due piedini si è già leggermente danneggiato a causa delle elevate temperature. Quindi abbiamo 13,5 cm del foro superiore, a cui aggiungiamo 5 cm di tortiera. Quindi il nuovo foro superiore sarà circa 18,5 cm. Quindi potremmo pensare ad un'altezza totale dei piedini di circa 20 o 21 cm. Prendiamo allora il nostro profilo 15x30 e lo segneremo per un taglio a circa 21 cm. E faremo lo stesso ovviamente anche per l'altro. In questo caso vediamo che ho usato l'alluminio e non l'acciaio in quanto resterà all'esterno del fornetto e non sarà sollecitato da alte temperature e comunque essendo lontano dal cibo non abbiamo alcun rischio. Inoltre è molto più economico e malleabile rispetto all'acciaio. Per tutto ciò che è interno al fornetto invece sconsiglio caldamente l'utilizzo di alluminio o di leghe di alluminio ed andrei sempre sull'acciaio, meglio ancora se inox, che ha tra l'altro una temperatura di fusione incredibilmente più alta dell'alluminio. Inoltre avrà sicuramente una durata più lunga nel tempo e resterà sempre come nuovo. Quindi ora procediamo con il taglio. Ho fatto un segno a 21 cm e successivamente sovrapporremo l'altro piedino per avere la stessa misura. Ecco il primo piedino, non è perfetto ma essendo tagliato a mano è inevitabile. Lo limeremo comunque per livellarlo al piano. Faremo poi lo stesso per l'altro piedino ovviamente. Se avete un flex o qualcosa di simile avrete un lavoro più pulito che non necessiterà probabilmente di alcuna limatura. Ecco i nostri piedini tagliati, ora dobbiamo soltanto limarli per livellarli leggermente. Sto usando una grana 120. Ed ecco il risultato finale. Li rifiniremo con degli appositi tappi per chiudere la parte superiore ed inferiore. Ora non dovremmo fare altro che procedere con i fori per l'inserimento delle staffe di supporto. L'idea iniziale era di usare i fori preesistenti del cliente per fissare direttamente i piedini al fornetto con bullone M6 con dado e rondella, come vediamo qui. Mettendo così il piedino e poi bloccando il tutto con un dado. Ma ho poi realizzato che non è possibile e quindi mi sono creato dei fori appositi per l'inserimento delle staffe, ricavate dalla stessa lamiera che avevo utilizzato per la mod dell'alzatina. Ed ecco i fori di areazione che mi sono ricavato nella parte posteriore del fornetto. Ne ho fatto anche uno più grande, sopra, a fianco al vecchio alloggiamento del LED. I due fori più grandi che notiamo invece a sinistra serviranno per il passaggio esterno dei cavi elettrici. Ho iniziato con una punta da 2 che vediamo qua, poi una punta da 3 e una da 4 per i fori più larghi, mentre ho optato per una da 8 per quello superiore ed una da 10 per i fori dei cavi elettrici. Ok ragazzi, ho misurato la guaina che avevo ed era di 12 mm, quindi ho dovuto allargare leggermente il foro da 10 mm che avevo precedentemente fatto. Per il fissaggio della base del fornetto sui nuovi piedini, per prima cosa prendiamo le misure. Io ho pensato di mettere dei libri di diverso spessore sotto la base in modo da capire meglio dove forare. Non mettiamone troppi però, o noteremo che il piedino anteriore si alzerà. Se vogliamo sfruttare il foro del perno preesistente, basterà segnare un puntino come sto facendo io.
Ora invece vediamo come prendere le misure in caso di utilizzo di staffe che sono autocostruite in questo esempio. Come vedete, dopo averle piegate, personalmente preferisco questa soluzione perché non dovrò far sporgere niente nella parte esterna dei piedini. Avremo quindi un lavoro più pulito e piacevole dal punto di vista estetico, rispetto alla soluzione precedente dell'utilizzo dei perni preesistenti. Un altro test per appurare la giusta curvatura e posizione delle staffe è porre una livella, come dal mio esempio qui, e verificare quindi se vi sia la stessa altezza. Ed ecco qui la prima parte fissata. Come vediamo, ho usato dei rivetti, ma potete utilizzare qualsiasi cosa riteniate opportuno. Qui vediamo delle macchie di cottura perché ho riutilizzato la lamiera usata per la mod dell'alzatina, come dicevo, ma è comunque una zona che sarà rivolta verso il basso, quindi non sarà assolutamente visibile. Per rendere il tutto più stabile, pensavo di utilizzare la porzione rimanente del nostro profilo di alluminio per interporre fra i due piedini una barra trasversale che darà più stabilità alla struttura e sarà anche piacevole esteticamente. Come vediamo, la lunghezza sarà di circa 24,5 cm, ma faremo poi le misure finali in seguito. Ecco i piedini montati, ho usato quindi una lamiera sottile in acciaio inox piegata a telle e mentre la zona che appoggia sui piedini è stata rivettata, ho fissato la staffa al fornetto con dei bulloni M4 a vite in acciaio inox con relativi dadi all'interno. Ne ho messi due per parte, ma ne sarebbe bastato anche uno solo per parte. Volendo potete anche optare per un bullone M6 con dado. Passiamo ora alla zona superiore. Come dicevo, non ho una tortiera della dimensione giusta. Questa è di circa di 35,5 cm di diametro, mentre ne avremmo bisogno di una da 32 cm circa. Quindi dovrò tagliarla in modo da adattarla. È in acciaio inox molto spesso e di qualità, infatti faticherò non poco a tagliarla e soprattutto a forarla. Una volta tagliata mi basterà arrotolarla all'interno del fornetto per capire dove fare un secondo taglio. E lo segnerò con un pennarello. Quindi taglierò in questo punto. Come vedete ho lasciato un attimino di spazio perché preferisco lasciarla leggermente aperta per lasciare un po' di sfiato nella parte posteriore, ma se preferite potete anche chiudere tutto. Siamo ora pronti a segnare con un pennarello dove effettueremo i vari fori. Una volta completato possiamo aiutarci con un trapano per i vari fori. Nel mio caso saranno fori da 4 mm perché utilizzerò dei bulloni vite M4. E qui vediamo il risultato finale. Come dicevo, è stato complicato perché si tratta di un acciaio inox molto forte e di qualità, quindi conviene avere delle punte specifiche per acciaio o rischiate di spezzare quelle per metalli standard. Per velocizzare il tutto e spendere meno, potete anche optare per l'alluminio che si taglierà come un burro, ma come dicevo precedentemente lo sconsiglio per qualsiasi utilizzo alimentare. In questo caso comunque il rischio sarebbe ridotto utilizzando l'alluminio perché la fascia non avrà delle temperature esagerate, ma di poco superiore ai 100 gradi. Fissiamo la lamiera al fornetto ed allineiamo i fori. Ora non ci resta che fissare il tutto. Come dicevo inizialmente, userò dadi vite M4 da 6 mm con dado cieco, sempre tutto in acciaio inox, perché con materiale diverso corriamo anche rischi di corrosione nel tempo a causa di vapori, fumi ed alte temperature. Quindi per non correre rischi di non riuscire più a smontarli, ho usato acciaio inox anche per tutta la viteria. Ed ecco il risultato finale. La nostra lamiera è ben fissa e stabile. Passiamo ora all'impianto elettrico. Quello che vorrei fare ora è ridurre il numero di cavi e raggrupparli meglio per l'inserimento nei nuovi fori posteriori. Sostituirò quindi questo cavo giallo, rimuovendo anche il connettore ceramico. In questo modo.
Il cavo andrà ricollegato qui al connettore della resistenza con un Faston per ridurre il numero di cavi. Come dicevo, ho eliminato i cavi del termostato e collegheremo direttamente il cavo rosso con il connettore della resistenza, facendo passare il tutto per i nuovi fori, e terremo tutto sotto controllo con una presa di interruttore ed un dimmer. Userò comunque una guaina ad alte temperature, anche se i cavi passano esternamente al fornetto, più che altro come isolamento elettrico. Come vediamo, abbiamo fatto passare i tre cavi principali per la nuova apertura che ci siamo creati. Adesso potremmo quindi anche chiudere la base. Rimettiamo poi il piatto e la pietra. Posizioniamo ora la cupola sopra la pietra in modo da prendere le misure per i fori superiori dei piedini. Completiamo ora con la chiusura superiore. Dopo aver messo la guaina e connesso i Faston, facciamo un test veloce di accensione per verificare che l'impianto elettrico sia ok. E qui vediamo i cavi che ho rimosso. Vediamo che non posso sfruttare il foro preesistente del precedente perno di apertura, quindi utilizzerò nuovamente delle staffe ad L. In questo caso ho acquistato queste staffe ad L in acciaio già pronte e di diverse misure. Ho pagato circa 1 euro per 8 di queste staffe. Metteremo quindi una staffa qui ed una dal lato opposto. Se volete potete ovviamente usare queste staffe anche per la base. Prendiamo quindi le misure sia nel lato interno del piedino che nella zona superiore del fornetto. Fisseremo il piedino con un bullone M6 in acciaio con dado autobloccante o volendo con doppio dado normale. Allora, mentre prendevo le misure ho notato che a sinistra c'è spazio solo per un foro, come vediamo. Quindi ho spezzato la staffa e farò un unico foro a sinistra, mentre a destra abbiamo spazio per due. Purtroppo ho dovuto rifare i piedini perché in fase di apertura del fornetto la tortiera grattava sulla pietra. Quindi vi consiglio di prendere le misure dei fori superiori dei piedini ponendo prima uno spessore di 2-3 mm fra la tortiera e la pietra. Ed ecco i nuovi piedini completati con il nostro sistema di apertura. Ho messo un dado autobloccante da entrambe le parti e ricordiamoci di non avvitare eccessivamente in modo da consentire alle staffe di muoversi senza frizione. Qui ho richiuso la parte inferiore e verifico nuovamente che il sistema di apertura funzioni perfettamente. Poi procedo con il montaggio del resto. Verifichiamo ora l'apertura. Per recuperare ulteriore spazio sulla pietra potete montare il sistema di apertura in questo modo. Con una livella possiamo notare come il tutto sia perfettamente in bolla. Stessa cosa anche qui, come vediamo. E qui possiamo vedere lo spessore che ho lasciato tra pietra e tortiera. L'ultimo step ora sarà la creazione della barra trasversale per dare ancora più stabilità al tutto. È un passaggio opzionale, infatti il fornetto è già stabile così come lo vediamo. Come vediamo qui ho fatto un segno, abbiamo circa 26,5 cm. La monteremo in questo modo con le staffe ad L che ho leggermente tagliato per averle allineate ai piedini. Ed ecco la nostra barra già rivettata. Ora è solo da fissare la struttura. Ora state vedendo il risultato finale. Purtroppo c'è un piccolo dislivello come vediamo, ma non avevo voglia di rifare i fori, quindi mi va benissimo così. In definitiva devo dire di essere piuttosto soddisfatto del risultato finale, anche perché l'ho fatto al buio, senza alcuna guida o istruzione. Quindi voi avrete sicuramente un risultato migliore grazie a questo video tutorial, o almeno spero. Notiamo come l'apertura sia perfetta, senza rumori e senza intoppi. Possiamo ora procedere al test di accensione.
Ho deciso di non montare il materassino, avendo fatto dei fori di arezione pensavo di poterne fare a meno, ma notiamo comunque una differenza di temperatura massima di circa 30 gradi misurandolo all'esterno del fornetto, quindi se lo avete già inserito potete anche lasciarlo. Purtroppo non sono riuscito a fare molti video per mostrarvi i risultati perché le pizze sono sparite praticamente all'istante. Qui comunque vedete qualche test che ho fatto con impasto a bassa idratazione, quindi intorno al 60%, per una pizza verace napoletana, con cottura su pietra ad oltre 500 gradi per 50-60 secondi, proprio come da manuale. Ovviamente in caso di idratazioni maggiori o prefermenti si scenderà a 400-450 gradi, ma volevo appunto fare dei test estremi proprio per osservare il comportamento del fornetto con la mod anche con temperature molto elevate. Come avevo comunque previsto, ho notato che con questa mod il tempo necessario per il riscaldamento della pietra è aumentato, parliamo comunque di circa 5 minuti di differenza. Dovrò comunque fare qualche altra prova di cottura, ma già noto che devo porre meno attenzione a come stendo l'impasto, anche se lascio qualche bolla in più brucerà meno rispetto a prima. Ma non ho notato invece differenze per quanto riguarda la durata totale della cottura, siamo sempre intorno ai 50-60 secondi, sempre senza girata, esattamente come prima. A breve comunque effettuerò anche altre prove di calzoni e pizze ripiene, magari utilizzando un dimmer come questo, per allungare il tempo di cottura diminuendo la potenza della resistenza. Ma in definitiva avevamo già raggiunto dei risultati eccellenti con la Coera e con la mod dell'alzatina. Con questa mod invece eviteremo ulteriormente di bruciare il cornicione, specialmente con calzoni e cornicioni a canotto. Ci troviamo praticamente fra le mani un F1 in miniatura, con il vantaggio di poterlo portare con noi ovunque. Devo dire che però non è stata proprio una passeggiata, lo ammetto, mi ci sono voluti oltre 2 giorni per questa mod, a causa anche di alcuni imprevisti. Quindi se dopo aver visto questo video non avete tempo né voglia, o magari la vostra compagna non vi permette e vi rompe un po' le... Quindi se dopo aver visto questo video non avete tempo né voglia di farlo, vi consiglio comunque di guardare il video della mod dell'alzatina, fattibile da chiunque in mezz'ora, e vi porterà comunque degli ottimi risultati. E con questo è tutto per oggi, mi raccomando ricordatevi di lasciarmi un like se vi è piaciuto il video e commentate se avete domande o richieste. Ma per ora vi saluto e vi aspetto nel prossimo video.